Il film Network Quinto Potere aiuterebbe a sviluppare la spiritualità contro la schiavitù materialistica dei potenti. E invece no. Infatti, il film Network Quinto Potere propone una spiritualità che sottomette al materialismo dei potenti. Ricontraddizione! Ehi, scopriamone alcune. Salve indagatori, detesto le contraddizioni. Ho scoperto una contraddizione eccezionale che presenterò in un altro canale e della quale voi potrete diventare dei promotori. In questo canale vi preparo con delle contraddizioni veloci. Via con l'indagine. Luglio 2021. Nella precedente indagine abbiamo visto che il film Network Quinto Potere invita gli uomini a ribellarsi ai potenti, a porre la dignità umana al di sopra delle ingiustizie. E quindi sarebbe un film buono. E quindi Hollywood aiuterebbe la vera democrazia. Invece, il film Network Quinto Potere ha invitato alla ribellione solo un'elite del popolo, non tutti gli uomini. Hollywood è per la elitocrazia, altro che democrazia. Titolo: dignità umana elitaria contro dignità umana. Punto. Le religioni, le varie spiritualità, non sono per niente tutte uguali. Due posizioni, A e B. Le religioni tipo quelle bibliche, cristianesimo, giudaismo, insieme a quasi tutte le altre religioni teistiche, cioè incentrate su una o più divinità, come l'induismo, come anche la Pachamama, eccetera, concepiscono l'umanità, tutta l'umanità, ad un solo livello. Così, al di sopra c'è Dio, e poi sotto tutti gli uomini, ossia tutti alla pari come dignità umana, perché tutti figli di Dio, tutti hanno Dio come padre, e tutti sono fratelli tra di loro. Infatti, la legge di Dio vale per tutti, e Dio giudica tutti con la stessa legge. Una legge per tutti. Oppure anche nel buddismo. Questa religione concepisce una capacità spirituale sostanzialmente alla pari per tutti gli uomini. Tanto che tutti sarebbero soggetti alla stessa legge del karma. Ossia, anche qui, tutti uguali nella dignità umana. Chiaramente, nelle religioni, gli uomini non hanno tutti lo stesso incarico o attività sociale. Per esempio, nelle religioni bibliche ci sono i profeti, ci sono i re, ci sono i sacerdoti, tanto che su 12 tribù una era interamente sacerdotale, le altre no. Poi ci sono i santi e i beati che fanno i miracoli. E poi ci sono i preti, i francescani, le suore, i veggenti e altri ancora. Ma tutti questi potenti, prescelti, selezionati, o sono costituiti tali dal Dio pro popolo, oppure questi hanno scelto di dedicarsi al Dio pro popolo. Per esempio, i re di Gerusalemme erano definiti servi di Dio,
perché non avevano conquistato il potere con le proprie forze sugli altri uomini, ma erano proclamati pubblicamente re o da un profeta a nome di Dio, oppure da un sacerdote a nome di Dio. Infatti, nei Salmi della Bibbia si legge Salmo 18 al maestro del coro di Davide, servo del Signore, che rivolse al Signore le parole di questo canto quando eccetera eccetera eccetera. Salmo 36 al maestro del coro, punto, di Davide, servo del Signore, eccetera eccetera eccetera. Pertanto sono più dei responsabili che dei superiori, e perciò chi ha più responsabilità ha appunto più responsabilità verso Dio per come il re si è comportato verso il popolo. Invece, il film Network Quinto Potere è di Hollywood. Perciò è un'espressione culturale di quella che è a tutti gli effetti una chiesa gnostica, una Gnostic Church. Sì, Hollywood Gnostic Church. Per cui, soprattutto un film come Network è una predicazione della Gnostic Religion. E dopo vedremo alcuni riferimenti gnostici nel film. Perché certamente Hollywood fa film per profitto, ma dato che i film sono visti volontariamente da milioni di persone, non manca di trasmettere anche alcuni messaggi di questa religione, perché ad essa è associata una certa concezione del governo della popolazione. In generale, la Gnostic Religion concepisce l'umanità a vari livelli di dignità, un po' come le caste indiane. Attualmente questa classificazione è rappresentata attraverso il triangolo. Agli alti livelli ci sarebbero gli uomini spirituali, pochissimi. Ai bassi livelli ci sarebbero gli uomini materiali, moltissimi. Anche noi. Infatti, l'applicazione politica di questa concezione spirituale è sintetizzabile nella frase il governo dei migliori, sottinteso governo su tutti gli altri. Si tratta di una concezione che gli gnostici ricavano anche da Eraclito, un filosofo greco del V secolo a.C., di cui sono pervenuti soltanto un centinaio di frammenti, che sono stati strumentalizzati, ossia sfruttati, da coloro che hanno questi progetti di dominio elitario. Il frammento numero 49, infatti, dice: uno per me è 10.000 se è il migliore. Beh, in campo italiano i conti sono presto fatti. Una persona migliore, 10.000 persone comuni, 10 migliori, 100.000, 100 valgono 1 milione, 600 valgono 6 milioni, infine 6.000 su 60 milioni. Risultato? I 6.000 migliori d'Italia dovrebbero votare al posto di tutti i 60 milioni. Nel corso della storia ci sono state varie rappresentazioni di questa concezione elitaria. Nell'antichità greca, alcune scuole di pensiero suddividevano gli uomini in pneumatici, psichici e ilici.
poi molto più avanti sul dollaro statunitense del XIX secolo, c'è la stessa rappresentazione elitaria attraverso la piramide tronca col vertice luminoso. Più avanti ancora, nel film Metropolis del 1927, la scena finale che deve portare al messaggio finale, il mediatore tra la testa e le mani, deve essere il cuore. Presenta proprio un triangolo di uomini. È un triangolo di operai, il cui vertice è solo l'operaio che regola la macchina più importante. Dunque sono tutti degli uomini inferiori. Cosa accade? Il gruppo triangolo si ferma, comandato dall'operaio più importante. Uno comanda tutti gli altri. No. Poi, la punta del triangolo, che somiglia vagamente a Marx, si distacca dal gruppo, volendo parafrasare la piramide dalla punta tronca. Questo sarebbe la punta tronca. Dall'altra parte del triangolo c'è l'élite. Vediamoli meglio. L'élite sono il padrone di Metropolis, ossia la mente. Qua a destra il figlio del padrone, ossia il cuore. E c'è anche la fidanzata del figlio, che nella vicenda del film rappresenta lo spirito. E il ruolo dello spirito non è affatto secondario. È invisibile, ma è principale. Perché quando la testa e le mani devono incontrarsi per appacificarsi, non ci riescono. Lo spirito si rende conto di questa difficoltà e interviene rivolgendosi al cuore, perché si metta tra la testa e le mani per la pacificazione. È lo spirito che comanda, ma lo spirito deve rimanere invisibile e non nominato. Questa è la vera punta tronca della piramide. Spirito, cuore e testa. Essi sono altra cosa rispetto al popolo, che sono, secondo loro, solamente braccia. Elite, popolo. Nella seconda parte, le conseguenze politiche della religione gnostica e i primi due simboli gnostici nel film Network, Quinto Potere. E indagatore, qua c'è il prossimo video.